Allora, alla fine di questa giornata di prove abbiamo la fortuna di poter intervistare Bruno Giacomelli, chiedergli una parere sulle sue due giornate di prove e così, e le sue speranze sulla corsa di domani. Cosa ci puoi dire? Sono abbastanza soddisfatto perché oggi pomeriggio sono riuscito a migliorare leggermente il tempo di ieri. Purtroppo nella graduatoria non credo di aver guadagnato nessuna posizione. Ho cercato di lavorare sull'assetto della macchina, ho fatto il possibile, più di così non si poteva fare. Hai avuto la possibilità di cambiare i pneumatici oggi o sei sempre stato più o meno come prima? No, le gomme erano diverse da quelle di ieri, però non erano delle gomme che mi hanno permesso di fare un exploit di un secondo in meno, faccio perdere. Certo. Comunque vorrei sottolineare per i nostri telespettatori la differenza di umore del Bruno di ieri e del Bruno di oggi. Ieri ti ho visto effettivamente molto demoralizzato, no, molto giù così perché non riuscivi a capire un pochino. Non sono molto contento neanche oggi. Va bene, però ti vedo, no, sempre, ti vedo di un altro spirito. A me va tutto bene. Naturalmente così vorremmo anche sentire le tue previsioni per domani e anche le tue previsioni per l'anno prossimo. Non posso dire molto, comunque penso vincerà Andretti. Io farò una gara, farò la mia gara senza impostarla su nessun altro, così. Penso che saresti contento, a parte il risultato finale, comunque fino a tre quarti gara, di poter fare il risultato dell'anno scorso. Non lo so, non voglio dire niente, vedremo domani come andranno le cose. Io cercherò di fare il possibile di finire in una posizione onorevole. Dici qualcosa sui tuoi programmi dell'anno prossimo e poi cederò la parola al nostro Franco Armocida che vuol dirgli qualche cosa, vuol chiedergli penso qualche cosa di tecnico e di particolare. I miei programmi purtroppo non li faccio io, li fanno gli altri. Devo stare un po' a quello che dicono, a quello che mi sarà effettivamente sottoposto all'esame, però sono in trattativa con alcune squadre e penso sapremo qualcosa di più verso la fine della settimana prossima. Team italiani o team stranieri, senza sottolineare? Team straniero.